bene, allora, Scusate se mi sbagliate. oggi iniziamo un altro grande capitolo che si collega molto bene, insomma, si collega molto in profondità, diciamo, rispetto alla parte sulla ricorsione che abbiamo visto la settimana scorsa. È una prima struttura dati complessa in cui ci accorgeremo che molte operazioni su questo tipo di strutture dati avranno bisogno di soluzioni ricorsive per poter essere implementate. E nello stesso tempo i grafi, perché è questo di cui stiamo parlando, si prestano molto bene a rappresentare molti problemi, no, di cui vogliamo trovare soluzioni, di ottimizzazione. Adesso non so quanto di ciò che vi racconterò oggi, avete già visto eventualmente nel corso di ricerca operativa, per chi l'avesse già fatto. Chiaramente, a parte definizioni generali, poi prenderemo un approccio poi più ovviamente informatico, perché il nostro punto d'arrivo sarà arrivare alle librerie, ancora una volta Java, che ci permettono poi di ragionare con queste strutture dati. Quindi oggi ve la racconto un po'. Domani invece la gestione del laboratorio è ancora sulla parte di ricorsione, quindi questa parte qui non è ancora toccata, sarà invece oggetto delle prime esercitazioni della settimana successiva. Allora, grafi. Definiamo che cos'è un grafo, grafo e non grafico, attenzione alle traduzioni inglese-italiano. Un grafo è un insieme astratto di punti e linee, e queste linee collegano tra di loro sottoinsiemi di questi punti. Cioè un insieme di punti che chiameremo vertici oppure nodi, oppure punti, va bene, che rappresentano qualche cosa, ma per ora in astratto per noi sono semplicemente vertici o punti o nodi. E poi una serie di linee che possono collegare tra di loro coppie di vertici. Queste linee le chiamiamo anche archi nel grafo. In inglese si può usare sia la parola edge che la parola arc. In italiano non abbiamo questa differenza, in entrambi i casi li chiamiamo archi, no? Edge come spigolo non lo usiamo quasi mai in italiano quando parliamo di grafi. Quindi un grafo è un insieme di vertici, usando la terminologia, diciamo così, più specifica, un insieme di vertici e un insieme di archi che collegano tra di loro alcuni di questi vertici. Non tutti, non necessariamente tutti. Un arco quindi collega una coppia di vertici. Allora, questa ed altre definizioni che prenderemo in questa parte sono prese da questo sito di wolfram.com, che di fatto è l'help di matematica, se vogliamo, questo sito, da cui prenderò esempi, definizioni, così se volete andare a vedere alla fonte questa, diciamo, dal punto di vista degli oggetti matematici online è la risorsa più importante. Ecco, questo, dicevo, grafo è una cosa astratta, è un oggetto astratto, che in realtà incontriamo in forme più concrete, con nomi anche diversi, in molti campi. Nella chimica, qui c'è l'esempio, queste in realtà rappresentano le molecole. I vertici rappresentano gli atomi, gli archi rappresentano i legami tra i vari atomi, con le regole che abbiamo imparato. Nelle reti sociali abbiamo le persone e la relazione rappresentata dagli archi è l'amicizia tra le varie persone. Qui in biologia fa esempio di interazioni tra le varie proteine all'interno di una catena, come si chiama, metabolica, no? Quindi il fatto come vengono elaborate e quali sono le dipendenze tra i vari tipi di proteine. Sono tutti problemi diversi, campi applicativi molto diversi, ma che sottendono spesso una rappresentazione che si può, diciamo così, astrarre, si può vedere dal punto di vista astratto come grafo. Quindi noi non ci mettiamo a fare matematica o ricerca operativa per ragionare sui problemi sui grafi in astratto. Per noi il grafo sarà uno strumento concettuale, semplificato, per permetterci di rappresentare dei problemi reali e poi di risolvere dei problemi reali. Solo che se guardo il problema reale di prima battuta rischio di,
confondermi o perdermi nei dettagli. Quindi mi conviene cercare di farmi come prima domanda, chiedermi come prima domanda come posso astrarre, semplificare, dare una rappresentazione, un modello del problema che sto affrontando. Una volta che ho il modello ripulito da una serie di sporcizie o di dettagli, diciamo così, del problema reale, è più facile capire magari che algoritmo implementarci. Quindi lo usiamo come strumento di ragionamento. E così come dal punto di vista del codice, dell'implementazione, potremmo usare delle librerie che sono un po' come le collection. Abbiamo una cosa astratta che chiamiamo lista, che ovviamente non esiste la lista in astratto, esiste la lista di pere, la lista di mele, la lista di persone. Però i comportamenti, gli algoritmi, i meccanismi generali sulle liste sono uguali qualunque sia l'oggetto contenuto nella lista. È la stessa cosa, in qualche modo, anche se un pochino più complessa, la facciamo a livello di grafi. Ecco, poi a livello di terminologia, la parola graph in realtà è, come sempre, tutte le parole di successo, è ambigua, cioè vuol dire cose diverse. Ok? Allora, in senso matematico, il graph rappresenta quello che in italiano chiamiamo grafo. Okay? Però il graph potrebbe anche essere il grafico di una funzione. Quindi in italiano chiamano grafico, in inglese il termine più corretto sarebbe plot piuttosto che il graph, però si usano entrambi. E idem quando vediamo un grafico, è quello che facciamo con Excel, che chiamiamo chart, o stavolta anche graph. Quindi non confondiamoci. Noi stiamo parlando di questi oggetti qua in alto a destra, no? Il resto non ci interessa per il momento. Allora, questo argomento è, beh, non dico che ha 100 anni, ma quasi, è stato ovviamente studiato per primo dal punto di vista matematico come strumento per poter risolvere una serie di problemi, diciamo, pratici o anche di giochini, se vogliamo, per i quali non si avevano gli strumenti per poterli risolvere, per poterli affrontare. Diciamo che uno dei problemi noti a cui è stata applicata per la prima, non dico per la prima volta in assoluto, parliamo di ciò che ci è rimasto, diciamo così, come traccia storica, di applicazione dei grafi, è la soluzione, mi verrebbe da dire finalmente, di un problema che era stato formulato circa 2 secoli prima. Il famoso problema dei sette ponti. Era un rompicapo di cui si dilettavano i nobili, a cui non è mai stata data una soluzione, una risposta matematica, fin tanto che Koenig per primo ha inventato quelle che erano poi, divennero poi le basi della teoria dei grafi. Problema molto semplice. Königsberg è una città che oggi si chiama Kaliningrad, che è messa più o meno qua, no? Questa dovrebbe essere una parte di Russia al nord della Polonia. Comunque si affaccia sul Mare del Nord. La città che è attraversata da un fiume che si chiama Preger, in qualche modo pronunciato, e ha una topologia particolare perché questa città è composta da due isole. Cioè, su questo fiume ci sono due isole e ci sono una serie di ponti. Qui c'è un lato della terraferma, che è quello qua sotto, l'altro lato della terraferma, che è quello sopra, poi c'è l'isola A e l'isola D. E poi c'è una serie di ponti, ponticello A minuscolo che collega la terraferma B con l'isola A, il ponticello B minuscolo che collega la terraferma B con l'isola A e così via. Qui ci sono in totale 1, 2, 3 sopra, 3 sotto e uno in mezzo, 7 ponti. Allora, il problema dei 7 ponti era: può una persona fare una passeggiata a Königsberg attraversando tutti e 7 i ponti senza passare due volte dallo stesso ponte e aggiungiamo anche tornando al punto di partenza? Sì o no? Boh. Bisognerà, a occhio sembra di sì, a occhio sembra di no. Sarebbe facile dire sì, perché basta trovare un percorso, se l'hai trovato hai dimostrato che è possibile. Se non lo trovi, è un pochino più difficile perché
sei capace a dire non lo trovo, ma non sei altrettanto capace a dire non esiste, non è possibile. Quindi era, questo era il tipico problema semplice, un problema combinatorio di fatto, che noi oggi chiamiamo problema combinatorio perché si potrebbe risolvere analizzando tutti i possibili percorsi e vedere se ne esiste almeno uno che ha le caratteristiche che vogliamo. Quindi combinatorio nel senso che posso generare per combinazioni successive, no? Tutti i possibili percorsi. All'epoca però non si avevano gli strumenti per poter trattare questi. La risposta si scopre che no, non si può, non è possibile. In realtà la dimostrazione a valle della teoria dei grafi, in realtà è banale, la incontreremo poi più avanti quando parleremo di cammini. Vabbè, poi qui c'è questa vignetta che dice che in realtà ci sono tutta una serie di soluzioni alternative al problema, tipo l'ingegnere dice ma io costruisco un ponte in più, o quest'altro che dice io invece faccio esplodere un ponte, oppure mi teletrasporto, o mi clono, insomma, vari modi diversi di bypassare il problema, che a volte, è una vignetta ovviamente, però teniamolo presente, perché a volte fare un pochino di violenza al problema lo può rendere risolubile, e nel mondo reale a volte si può, nel senso che il problema così come è formulato magari a volte può essere negoziato in qualche modo. Vabbè, ma questo era, se vogliamo, ciò che ha fatto nascere tutto, diciamo così, il percorso sulla teoria dei grafi. Avanti veloce fino ad oggi. Adesso abbiamo, diciamo, questo strumento astratto, logico, matematico, che chiamiamo grafo, e in realtà di grafi ne possiamo definire di varie tipologie, quindi adesso diamo un po' di definizioni, adesso belle racconto così, le leggiamo insieme, poi via via no, si chiariranno, si fisseranno meglio in mente facendo poi gli esempi e gli esercizi. Il grafo di gran lunga più utilizzato, perlomeno da noi, è quello che viene chiamato il grafo semplice. Un grafo semplice è un grafo nel quale, tutti i grafi sono fatti da un insieme di vertici e un insieme di archi che collegano questi vertici. Le varie tipologie di grafi si differenziano sulla base di che cosa è permesso fare agli archi, che cosa può fare un arco. In un grafo semplice gli archi possono collegare due vertici diversi tra loro che non siano già collegati. Cioè, in un grafo semplice non è permesso avere due archi che colleghino entrambi gli stessi due vertici. Così come non è permesso a un arco partire da un vertice e arrivare allo stesso vertice. Mentre invece, se parliamo di multigrafi, sono grafi nei quali, vedete qua in alto, tra i primi due vertici esistono due archi distinti, quello sotto e quello sopra. Esistono poi la possibilità di decidere se ci servono, se è possibile, se è permesso rappresentare anche quelli che si chiamano dei cappi. Un cappio è un arco che inizia e finisce sullo stesso vertice. E nel caso in cui il grafo abbia dei cappi, o sia permesso al grafo avere dei cappi, a volte si parla di pseudografo. Di solito la categoria dei pseudografi include anche quella dei multigrafi, nel senso che se ammetto i cappi, non c'è motivo per non ammettere anche gli archi multipli. Qual è più bello? Beh, dipende dal problema che devo rappresentare. Se sto parlando di vari punti e le vie di trasporto tra un punto e l'altro, è abbastanza normale che tra il punto A e il punto B ci sia più di una strada. Quindi magari queste strade che hanno tempi di percorrenza, costi, lunghezze e distanze diverse. Se invece sto parlando di Facebook e del grafo degli amici, allora A e B o sono amici o non lo sono, non è che lo possono essere due volte o tre volte o in modi diversi. Quindi in quel caso non ha senso parlare di più archi. Dipende ovviamente di quali siano le caratteristiche del problema e quindi andremo a costruire un grafo che lo modella più correttamente possibile. Altra classificazione dei grafi è relativa all'ordinamento degli archi.
E gli archi possono essere archi non orientati oppure orientati. Cioè, posso dire, esiste un arco tra due nodi senza specificare qual è l'ordine con cui i nodi vengono considerati, oppure posso dire, esiste un arco che va dal nodo A al nodo B, che non è la stessa cosa di un arco che va dal nodo B al nodo A. Allora, quando definisco un grafo, devo definire anche se gli archi che compongono questo grafo li devo intendere orientati oppure non orientati. Anche qua, ovviamente, dipende dalle caratteristiche della relazione che viene rappresentata da questi archi. Tornando all'esempio di Facebook, tra virgolette l'amicizia è una proprietà simmetrica. No? Per restaurare un'amicizia entrambi devono aver detto va bene. Quindi non è possibile che A sia amico di B se B non è amico di A. E quindi in questo caso gli archi sarebbero non orientati. Mentre invece, se rimaniamo sul tema dei social network, prendete Twitter oppure Google Plus, voi potete seguire una persona senza che questa a sua volta segua voi. Allora, in questo caso il grafo dei follower oppure delle cerchie, come le chiama Google Plus, è un grafo invece orientato questa volta. Poi ovviamente le cose si complicano quando in un grafo orientato mi chiedo, ma se io ho una freccia che va da A a B, posso avere anche la freccia inversa che va da B a A? Quindi in questo caso avrei un multigrafo di sicuro, in cui ho due archi che, guarda caso, sono in direzioni esattamente opposte. Quindi normalmente in questo caso si parla di grafo diretto. Allora, devo dire che nella maggior parte dei casi i grafi con cui abbiamo a che fare sono di questo tipo, diretto, mentre il grafo orientato, cioè in cui ci sia il vincolo che se c'è da A a B non c'è anche da B ad A, sono molto rari nella pratica, no? Per il tipo di problemi che dobbiamo modellare. Quindi devo dire anche in italiano, in inglese ci sono parole diverse, ma in italiano a volte quando parlo di grafo orientato quasi sempre intendo un grafo diretto. Il grafo diretto suona male in italiano, si usa poco. Quindi si usa di più grafo orientato intendendo diretto o non orientato. Poi esiste la possibilità, ma che è più generale, non è solamente nel caso di grafi orientati, di attribuire anche dei pesi agli archi. Cioè l'arco per definizione sua di grafo è una relazione tra i vertici. Cioè questi due vertici sono in relazione? Sì, no, collego due vertici. Però una volta che ho questo collegamento, posso pensare di associare delle informazioni in più, delle etichette o dei valori, dei numeri, a volte normalmente li chiamano pesi, a questi archi. Quindi si parla di grafi etichettati o grafi pesati, grafi nei quali i vertici non siano tutti uguali e o gli archi non siano tutti uguali, ma a ciascuno di essi è associato un preciso valore. Valori che, di nuovo, a seconda dei casi possono essere magari diversi tra loro, oppure possono anche ripetersi, dipende da cosa stiamo rappresentando. Di nuovo, il caso semplice è quello dei trasporti: se io ho due vertici, il punto A e il punto B, ho un arco che li collega, vuol dire che è possibile andare dal punto A al punto B, e allora in questo caso il peso dell'arco potrebbe rappresentare la distanza o il tempo o il costo in carburante per andare dal punto A al punto B. Quindi pesiamo gli archi sulla base di un qualche criterio. Quello che facciamo con gli archi in realtà potremmo anche farlo con i vertici. E quindi attribuire dei valori, dei numeri, delle proprietà ai vertici, o agli archi, o a tutti e due. Quindi parliamo di grafi etichettati o grafi pesati. Di solito quando si parla di grafi etichettati o di etichette si pensa a simboli diversi tra di loro, A, B, C, D, E, do un nome. Quando parlo di grafi pesati, in teoria il peso ci fa sempre venire in mente un numero reale che indica una certa quantità associata a quel nodo, associata a quell'arco,
che invece può essere anche ripetuta, perché può darsi che due archi abbiano lo stesso peso o lo stesso costo o lo stesso valore. E quindi è informazione aggiuntiva che possiamo aggiungere sui nodi o sugli archi. I tre di sotto invece rappresentano grafi colorati. La colorazione è un tipo particolare di etichettatura. So che l'etichetta, anziché chiamarle ABC o 1, 2, 3, le chiamo giallo, verde, rosso. Quando si parla di colorazione, normalmente si assume che se sto colorando i vertici, non voglio avere vertici adiacenti che abbiano lo stesso colore, adiacenti ossia collegati da un arco. Cioè questa è una colorazione valida perché il giallo è collegato a vertici che sono questi, il rosso, il blu e il verde, che hanno colore diverso da lui. Immaginate il problema delle cartine geografiche. Io ho una serie di stati, ok? E hanno dei confini, l'Italia confina con l'Austria, l'Austria confina con la Svizzera confina con la Germania, la Francia, eccetera, eccetera, cosa che abbiamo studiato alla scuola elementare, e dobbiamo decidere con quali colori colorare gli stati nella cartina politica, carta geografica politica, senza che due stati confinanti abbiano lo stesso colore, perché altrimenti creerebbe confusione. Allora, in quel caso possiamo immaginarci un grafo in cui i vertici siano gli stati, gli archi rappresentano il fatto che i due stati sono confinanti oppure no, quindi in questo caso sono archi non orientati, perché essere confinanti è una relazione sicuramente simmetrica, e bisogna trovare una colorazione, dare dei colori o delle etichette diverse a questi vertici, in modo che lo stesso colore lo posso usare più volte, sì, ma su stati o vertici che non siano tra di loro direttamente adiacenti. E quindi devo trovare una combinazione di colori che soddisfi la colorazione della cartina. Tra l'altro questo è il famoso congettura dei quattro colori, per cui sono andati avanti per secoli di nuovo, fino a quando sono riusciti a dimostrare che qualunque cartina geografica è colorabile con quattro colori. Sembra quasi banale, sembra quasi intuitivo, ma in realtà dimostrarlo formalmente ci hanno messo parecchio. Che non vuol dire ogni grafo, perché le cartine hanno una caratteristica particolare che sono cosiddette planari, no? Nel senso che gli stati non si passano uno sull'altro, cosa che invece questo grafo sembrerebbe fare. Quindi la colorazione la posso applicare a livello di vertici, la posso applicare a livello di archi, quindi io devo avere archi ciascuno di un colore, facendo in modo che, dato un certo vertice, gli archi incidenti siano tutti di colori diversi. Oppure una colorazione mista sia vertici che archi, dove chiaramente devono valere entrambe le proprietà di cui sopra. Quindi un'etichettatura con dei vincoli in più. Dal punto di vista, diciamo, di formale, come possiamo, finora abbiamo visto dei disegnini e delle definizioni, no? Cominciamo a mettere un po' di simboli. Come rappresentiamo un grafo? Beh, un grafo in realtà si può rappresentare attraverso due insiemi. Un insieme V di vertici e un insieme E, dall'inizio di edge, E di archi. Quindi quello si dice è che un grafo è una coppia, o rappresentato da una coppia, VE di due insiemi. V è un insieme qualsiasi, purché finito, di vertici, non ci occupiamo di grafi infiniti. E è un insieme di archi, matematicamente parliamo di relazione all'interno di V, e è la relazione all'interno di V. Ci ricordiamo al primo anno, analisi 1, una relazione è un sottoinsieme del prodotto cartesiano, tra V e V. Cioè il prodotto cartesiano tra V e V è l'insieme di tutte le possibili coppie di vertici. V', tale per cui V appartiene a V grande e V' appartiene a V grande, no? Questo era il prodotto cartesiano. E l'insieme degli archi non è altro che un sottoinsieme di tale insieme cartesiano, quindi un sottoinsieme di tutte le possibili coppie di vertici.
Lo possiamo rappresentare così. Se io ho l'insieme dei vertici e la relazione, è una relazione, cioè sottoinsieme del prodotto cartesiano, ho identificato in modo univoco un grafo, in questo caso orientato e non pesato. Grafo orientato perché nel prodotto cartesiano la coppia 1-2 è distinta dalla coppia 2-1, e quindi sarebbero due archi distinti, quello che va da 1-2 e quello che va da 2-1, indipendenti tra di loro e possono essere o non essere presenti in E, nella relazione E che rappresenta gli archi. Quindi questo, facciamoci un grafo su cui lavorare. Questo è un grafo orientato con 6 vertici e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 archi. Come lo rappresento dal punto di vista matematico? Beh, in questo caso abbiamo visto che qua c'è già un loop, c'è già un cappio, però nel caso degli archi orientati, dei grafi orientati non è così grave come nel caso degli archi, dei grafi non orientati. Ecco, dal punto di vista matematico lo possiamo rappresentare così. V è l'insieme dei vertici, e qui li ho etichettati con i numeri da 1 a 6. Potete etichettare come volevo, in questo caso etichettate con il numero di 1,6, così mi è facile anche rappresentarli a livello insiemistico, e l'insieme degli archi è l'insieme di coppie di vertici. Quindi 1, 2, vedete, questo è un insieme che contiene tanti elementi, ciascun elemento è una coppia. La coppia il cui primo elemento della coppia è il vertice di partenza e il secondo è il vertice di arrivo dell'arco. Quindi 1, 2 è questo arco qui. Non ha un nome, non l'ho etichettato, ma lo posso rappresentare, identificare univocamente dando il vertice di partenza e quello d'arrivo. Visto che non è un multigrafo, esisterà solamente un arco che ha quel vertice di partenza e quel vertice di arrivo. È un grafo semplice questo. 2, 2 è il cappio. 2, 5 è questo arco che va da 2 a 5 e così via. Quindi abbiamo un insieme di archi che uniscono tra di loro vertici diversi, dell'insieme dei vertici che ho dichiarato. È chiaro che se voi nascondete la figura e guardate solamente l'insieme E, diventa difficile capire come è fatto questo grafo, come è strutturato. L'algoritmo però ovviamente non può guardare il grafo, ma dovrà applicare delle procedure, ad esempio per capire, io qui vedo che questo grafo è fatto di due pezzi sconnessi, non collegati tra di loro. A un certo punto ci chiederemo, a un certo punto tipo giovedì, ci chiederemo come faccio a sapere se un grafo è connesso o no. Come faccio a sapere se dal vertice 5 posso arrivare al vertice 1 oppure no, seguendo ovviamente gli archi. E dovremo ovviamente inventare degli algoritmi che lavorino sulla rappresentazione del grafo stesso. Rispetto a questa definizione, che è il caso generale, un grafo non diretto, non orientato, si definisce nello stesso modo come VE, dove però E è un insieme di coppie non orientate di vertici. Coppie non orientate significa che quando io indico la coppia 2, 3, per definizione questa non è distinta, non è diversa rispetto alla coppia 3-2. Un altro modo di dirlo è che le ho sempre entrambe oppure non ho mai nessuna delle due. Questa è una rappresentazione di un grafo non orientato, simile a quello di prima, dove quando dico 1-2 lo interpreto in modo diverso, è sempre un insieme di coppie, ma io le interpreto in modo diverso perché mi hanno detto che il grafo è da intendersi non orientato. Quindi 1, 2 è l'arco che collega il vertice 1 col vertice 2. Non dico più va da 1 a 2. Collega 1 e 2. Oppure 2 e 1, è la stessa cosa. In questa rappresentazione scrivere 1, 2 o scrivere 2, 1 sono equivalenti. Vuol dire la stessa cosa, perché abbiamo deciso di interpretarli in modo non ordinato. Ma la rappresentazione, diciamo, matematica continua a valere sempre nello stesso modo. Un po' di terminologia,
volte si usano dei termini che sono adiacente o incidente, si parla di relazione di incidenza. L'incidenza è la relazione tra archi e nodi. Diciamo che l'arco 1,5 è incidente sul vertice 1 e incidente sul vertice 5. Di conseguenza, il vertice 5 lo diciamo adiacente al vertice 1. Quindi, formalmente si dovrebbe parlare di adiacenza quando due vertici sono collegati tra di loro. Di incidenza invece tra vertici e archi o tra archi e vertici. 4 è un vertice isolato perché non è adiacente a nessun altro vertice. e 6 invece non sono isolati perché 3 è adiacente a 6, 6 è adiacente a 3. In realtà compongono un sottografo sconnesso. Ma i vertici, come in quanto tali, non sono isolati. Andiamo avanti con le definizioni, le specificazioni. In un grafo si può parlare di grado di un vertice. Il grado di un vertice è una cosa molto semplice, è il numero di archi incidenti. Quindi, ad esempio, il vertice 4 ha un grado pari a 4, perché ha 4 vertici incidenti. Questo vertice ha 3, anzi, in realtà il numerino che c'è a fianco è già proprio il grado. Questo vertice ha grado 6 perché vedete che se contate le righe ha 6 archi incidenti adesso. Quindi in un grafo posso avere vertici con grado diverso. Se torno dal disegno precedente, questo vertice 4 ha grado 0, i vertici 1, 2 e 5 hanno grado 2, perché ciascuno di essi è adiacente a due altri vertici, i nodi 3 e 6 hanno grado 1. Questo è sufficiente se io ho un grafo non orientato. Se invece ho un grafo orientato, posso parlare di grado di ingresso e grado di uscita. Cioè, dato un nodo, avrò tante frecce che entrano e tante altre che escono. Quindi posso co contare separatamente l'out degree come numero di frecce uscenti, di archi uscenti, e l'in degree come numero di archi entranti. Il grado, il degree complessivo, è la somma dei due. Quindi quello che prima avevamo chiamato un vertice isolato, si può anche dire che è un vertice di grado 0, equivalente. Allora, questo è l'esempio che abbiamo detto prima a parole. Nel caso in cui invece abbiamo il grafo orientato, per ogni vertice possiamo specificare l'in degree o l'out degree, quindi vedete che il nodo 1 ha un in degree pari a 1 perché ha un arco entrante e un out pari a 1. Il nodo 5 ha un in degree pari a 2 perché ha due archi entranti, quello che proviene da 2 e quello che proviene da 4, e l'out degree pari a 1. L'unico dubbio ce l'abbiamo sul nodo 2. Perché a seconda dei casi, a seconda delle definizioni che trovate, il cappio conta oppure no. Alcuni lo contano e quindi dicono ci sono due, tre archi uscenti, che sono questo, questo e quest'altro, altri dicono no, ma il cappio non lo conto come arco, perché in realtà esce e entra e quindi ha una somma zero. Ma dipende ovviamente da cosa ci devo fare, anche dal libro su cui leggete le cose. Quindi io qua ho messo l'or per dire, a seconda di come lo interpreto, lo conto o non lo conto. Ecco, qua si notano da 3 a 6 già delle particolarità, nel senso che il grado, in alcuni casi, o l'out degree o l'in degree, possono essere pari a 0. Quindi sono nodi in cui si rimane intrappolati, se interpretiamo le frecce come uno spostamento. Cioè, quando sono arrivato a 3, da lì non mi muovo più, perché non ho vie di uscita. O viceversa, il vertice 6 è un vertice in cui non posso arrivare in nessun modo. Cioè, o sono nato lì, oppure non c'è nessuna strada che mi porta in quel punto. Però non li chiamiamo isolati perché almeno uno dei due gradi è diverso da zero. Allora, se interpretiamo, io faccio l'esempio sempre dei percorsi, delle strade
dei luoghi perché è facile da visualizzare, chiaramente. Graficamente si presta molto avere una pedina che si sposta tra le varie caselle. Poi noi ricordiamoci sempre che il grafo è talmente astratto che si applica a problemi che non hanno un corrispettivo logistico necessariamente. Sicuramente nel campo della logistica ci sono, ad ogni piede sospinto si trovano problemi che sono modellabili come grafi. Allora, noi abbiamo parlato finora di singoli vertici e singoli archi. Quello che ci interessa spesso però è anche vedere il grafo nel suo complesso. Pensate al problema dei ponti. Non mi chiedevo se un ponte è attraversabile o no, questo lo so. O quanti ponti ha l'isola, va bene. Mi chiedo, è possibile fare un certo percorso? Allora, la nozione di percorso, o di sequenza, o di attraversamento, o di visita, o di cammino, come l'abbiamo definito qua, path. Ho usato tanti sinonimi, tanti termini diversi, perché poi a seconda del problema, no, assume connotazioni diverse, ma la stessa rappresentazione. Una sequenza di vertici messi uno dopo l'altro che siano tutti collegati da archi. Un cammino lecito su un grafo non è altro che una sequenza, una lista di vertici che abbiano la caratteristica che per ogni coppia di vertici adiacenti nella mia lista, questi vertici devono essere collegati da un arco. Quindi se io dico che V1, V2, V3, V4, Vn è un cammino, sto dicendo innanzitutto che V1, V2, eccetera, sono tutti vertici, e fin qui è facile. E poi che se V1 e V2 compaiono adiacenti nella lista, significa che devono essere anche adiacenti nel grafo. Quindi V1 e V2 devono essere collegati a un arco, V2 e V3 devono essere collegati a un arco e così via. Occhio che questa frase non dice se l'arco è orientato o non è orientato. Scusate, se il grafo è orientato o non è orientato. Quindi questa interpretazione qua di questo simbolo appartiene è diversa. Nel caso di un grafo orientato, V1, V2 dovrà esserci proprio una freccia che parte da V1 e arriva a V2. Quella freccia che va da V2 a V1 non vale. Se invece il grafo è non orientato, questo appartiene significa che può esserci, se io voglio andare da V1 a V2 nel cammino, nella rappresentazione del grafo può esserci 1, 2 oppure può esserci 2, 1, perché abbiamo deciso che non dobbiamo considerare l'ordine delle coppie. Una sottodefinizione, questa è la definizione di cammino, questi primi due punti. Poi possiamo aggiungere la definizione di cammino semplice. Un cammino semplice è quel cammino nel quale i vertici sono tutti diversi tra di loro. Un cammino che non passa due volte dallo stesso posto. Non c'entra il problema dei ponti, eh? Il problema dei ponti potevo passare due volte dalla stessa isola, ma non potevo passare due volte dallo stesso arco. Mentre questo, quando parliamo di cammino semplice, diciamo che ogni vertice viene visitato, viene attraversato una sola volta. Di conseguenza anche ogni arco. La lunghezza di un cammino è il numero di archi, che è uno in meno del numero di vertici che lo compongono. Un cammino di 10 vertici avrà 9 archi, ovviamente. E, finalmente, una definizione utile. Se esiste almeno un cammino tra il vertice A e il vertice B, diciamo che B è raggiungibile da A. Quindi abbiamo una nozione di raggiungibilità da un punto a un altro del grafo, che più che non la semplice adiacenza. A e B possono essere adiacenti o no? Ovviamente se sono adiacenti, B è raggiungibile da A. Ma possono anche non essere adiacenti. Possono anche non essere direttamente adiacenti, ma comunque esiste un cammino molto lungo che porta comunque da A a B. Allora, in questo caso parliamo di raggiungibilità. È possibile in qualche modo andare da A a B. Esempio.
questo esempio abbiamo un cammino che è composto dai vertici 1, 2, 5, che sono, l'ho definito così, no? Quassù. E questi sono i vertici che ho evidenziato con un bordo diverso, che rappresentano i vertici presenti nel cammino. La lunghezza di questo cammino è 2, la lunghezza di un cammino conta il numero di archi, non il numero di vertici, il numero di passi che devo fare. 1, 2, 5. Questa definizione che abbiamo dato di cammino si applica, diciamo, non si applica ai multigrafi. Perché in un multigrafo, quando dico 1, 2, potrebbero esserci tanti archi diversi tra 1 e 2 e devo specificare quale. Quindi un cammino in un multigrafo è qualcosa, un oggetto più complesso dal punto di vista matematico da rappresentare. Quindi qui parliamo di grafi semplici. Questo ci fa dire che 5 è raggiungibile da 1. Esiste un cammino tra 1 e 5 e quindi diciamo che 5 è raggiungibile da 1. Un grafo non orientato è vero anche viceversa. Quindi anche 1 è raggiungibile da 5. Poi possono esserci dei casi di cammini in cui l'ultimo vertice coincide col primo. Allora, in questo caso parliamo di ciclo. È un cammino chiuso, che si chiude sul punto di partenza. Allora, in questo caso parliamo di cicli. Trovare un ciclo in un grafo significa trovare un cammino che inizia da un vertice, tocca un certo numero di altri vertici e poi arriva, ritorna, termina sul vertice di partenza. Non tutti i grafi hanno dei cicli al loro interno. Ci sono grafi che sono senza cicli, aciclici, diciamo. Un esempio classico di un grafo aciclico è l'albero genealogico, in cui avete dei vertici che sono le persone e degli archi che sono le relazioni padre-figlio. Allora, in un grafo di questo genere è impossibile trovare cicli, perché un ciclo vorrebbe dire che A è figlio di B, che è figlio di C, che è figlio di D, che poi a sua volta è figlio di A, cioè io sono figlio del mio bisnonno. No, scusate, sono bisnonno del mio figlio, com'è? Beh, mi sono perso. Cioè che uno alla fine diventa progenitore di se stesso. Quindi non tutti i grafi, dipende dal problema, non tutti i grafi che vogliamo rappresentare permettono la costruzione di cicli. Vabbè, quindi in questo caso, facile, nel senso che ho aggiunto un vertice in fondo, 1, 2, 5, 1, e ho creato un ciclo a partire da un cammino. Perché ero fortunato perché tra 5 e 1 c'era anche l'arco diretto. Poi daremo anche un altro nome, un grafo aciclico, lo chiameremo albero, ma ci arriviamo per gradi. Allora, quindi sappiamo costruire cammini e costruire cicli, e costruire cammini significa sappiamo raggiungere vertici a partire da altri vertici con dei cammini. Allora, partendo da qualunque vertice, cercando di raggiungere altri vertici, possiamo scoprire che indipendentemente dal punto di partenza che scelgo, posso raggiungere tutti i vertici del grafo. Oppure possono esserci dei casi in cui, se parto da certi vertici di partenza, alcuni altri vertici non saranno raggiungibili. Allora, in questo caso parliamo di grafi connessi o non connessi. Un grafo connesso è un grafo in cui mi posso muovere liberamente tra qualunque coppia di vertici. Se sono sul vertice 7, posso sempre andare sul 15. Non esistono coppie di vertici non raggiungibili. Se invece questo non succede, vuol dire che il grafo, lo chiamiamo non connesso, vorrà dire che esisteranno delle isole, delle parti di grafo, come quello che abbiamo visto prima, quei sei nodi, due di destra, uno staccati, disconnesse. Formalmente diciamo che se io sono nel vertice 5, sarà raggiungibile il vertice 2, sarà raggiungibile il vertice 1,
ma non è raggiungibile il vertice 4 né il 3 né il 6. Questo grafo non è connesso. In particolare è fatto di tre parti, tre pezzi, che chiamiamo componenti connesse. Quindi il grafo può essere connesso di suo, tutto. Se pensiamo a un grafo stradale, questo normalmente è connesso, salvo le isole. Allora, un'isola ovviamente ha un sottografo stradale suo, però non è collegato al resto, se come strade pensiamo alle strade fatte di asfalto. Se invece includiamo anche i traghetti e gli aerei, allora diventa connesso, perché da qualunque punto del mondo posso arrivare a qualunque altro punto del mondo con una combinazione di tragitti. Altrimenti avremo tante isole o componenti connesse, come si dice formalmente. Quindi in questo caso questo grafo ha tre componenti connesse. Di nuovo, un altro problema sui grafi che ci porremo tra i primi è chiederci, ma il grafo è connesso o no? E se non è connesso, quante componenti ha? Per capire un po' se i vari percorsi sono possibili o no. Questo ragionamento sulla connessione è facile da fare se il grafo è non orientato. Perché dire che da 5 si può raggiungere 2, o dire che da 2 si può raggiungere 5, è equivalente in un grafo non orientato. E quindi diciamo che in generale 1, 2, 5 è una componente connessa perché si può passare da qualunque nodo a qualunque altro nodo. In un grafo non orientato invece è più difficile, scusate, in un grafo orientato, un grafo diretto, è più difficile perché io potrei avere una strada che posso, senso unico, no? Una strada che posso percorrere in una direzione ma non nella direzione inversa. Quindi potrebbe darsi che da 2 raggiungo 5, ma da 5 non raggiungo più 2. Allora ho una connettività più difficile. Infatti, quando in un grafo orientato continua a valere la proprietà che da ogni vertice di partenza posso arrivare a qualunque altro vertice d'arrivo, questo caso lo chiamo grafo fortemente connesso. Ho aggiunto il fortemente davanti per ribadire il fatto che non è scontato. Devo considerare tutte le coppie ordinate di vertici e verificare che da ciascuno posso raggiungere tutte le altre. Quindi questo è un grafo che, beh, a occhio non è poi così facile da vedere, risulta essere fortemente connesso. Vediamo se è vero. Da 1 posso arrivare a 2? Sì. Da 1 posso arrivare a 4? Sì. Da 1 posso arrivare a 5? Sì, passando da 4. Da 2 posso arrivare a 1? Passando da 4 qua, facendo 2, poi 4, poi 4, 1. Da 2 posso arrivare a 5, è facile. Da 4 posso arrivare a 1, posso arrivare a 2 passando da 1, posso arrivare a 5 direttamente. E da 5, vabbè, arrivo a 4, attraverso 4 posso arrivare anche a 1, e per arrivare al 2 devo fare 5, poi 4, poi 1, poi 2. Ma ci arrivo alla fine. Non c'è la strada diretta da 5 a 2, ma c'è quella indiretta. Quindi questo è già un problemino che a occhio è un pochino più difficile da vedere, mentre la connettività di un grafo non orientato a colpo d'occhio si vede, se è disegnato bene, se le righe non sono tutte intrecciate una sull'altra. In un caso di un grafo non orientato non è banale, va esplorato. In questo caso il grafo è strettamente connesso. Se io rimuovo qualche arco, questo grafo è un grafo che è connesso ma non fortemente connesso, cioè sarebbe connesso se fosse non orientato, ma essendo orientato non ha la proprietà di connessione forte. Ad esempio, questo è facile vederlo perché non c'è nessun arco che entra in 1, quindi 1 non è raggiungibile da nessuno per caso, in questo caso, tranne che da se stesso. E da 4 non si esce mai, quindi da 4 non posso raggiungere nessun altro vertice. E quindi di sicuro se sono in 4 non raggiungo nulla, oppure se sono in 2 non potrò mai raggiungere 1. Ma anche la componente 2, 4, 5, cancellassimo 1 che ci sta antipatico, 2, 4, 5 non è fortemente connessa perché non posso arrivare in 2. O anche cancellassimo il 4, 1, 2, 5 di nuovo, non c'è verso. Non ha abbastanza archi per poter passare dappertutto. La mia città ha troppi sensi unici e troppe poche strade,
E quindi si troveranno tutti in Piazza Vittorio bloccati perché non hanno nessuna via d'uscita. Si accumulano qua tutti. Quindi il problema della connettività è un problema che poi si trova molto spesso. Trovare percorsi e vedere se elementi sono aggiungibili. Vabbè, poi ci sono dei grafi particolari che li usiamo soprattutto per costruirne altri se ci servono. Grafi completi sono grafi in cui esistono tutti gli archi che potrebbero esistere. Cioè tutti gli archi teoricamente possibili ci sono. Tutti sono collegati a tutti. Quindi se io ho 5 vertici, avrò per ogni vertice 4 archi che sono adiacenti agli altri 4 vertici dei 5. E così via. Chiaramente il numero di archi è quadratico rispetto al numero di vertici, n per n-1. Normalmente quando parlo di un grafo completo escludo i cappi, non li considero. Sembra inutile, sembra un esercizio astratto questo, ma in realtà mo in molti, molti problemi sono rappresentabili come grafi di questo genere. Grafi in cui possibile creare tutte le coppie possibili, ma poi ciascuna di queste coppie magari ha un peso diverso, ha un costo diverso. Faccio un esempio, immaginiamo che, esempio che non c'entri con i tuoi trasporti, immaginiamo il carico didattico, gli esami. Allora, io potrei avere un grafo i cui vertici sono tutti gli esami e un arco mi rappresenta quali sono, ad esempio, le ore di lezione sovrapposte. Quindi se io ho questi due esami insieme avrò 3 ore di lezione che sono sovrapposte, quindi ho problemi a seguire le lezioni. Allora, di per sé questa domanda, quante ore di sovrapposizione ci sono, la posso fare tra qualunque coppia di esami. Quindi il grafo è completo. In alcuni casi sull'arco ci sarà scritto 0, perché gli orari di lezione sono disgiunti, in altri casi ci sarà scritto 1,5, in altri casi ci sarà scritto 4,5, 6, 10, quello che è. Quindi ho un problema nel quale è possibile considerare qualunque coppia di elementi, ma ho un valore diverso a seconda della coppia che scelgo. Quindi avrò un grafo completo, non è vietato prendere insieme due corsi, considerarli, pensiamo di inserirli nel carico didattico. Però a seconda dei due che prendo, quel che mi interessa è il peso. È chiaro che un grafo completo che non abbia informazioni di peso non ci dice nulla, no, non ci dà informazione. Però di solito, associati ai pesi, quando abbiamo un grafo pesato, è molto frequente il fatto che questo grafo sia completo, o possa essere completo. Poi il caso degli esami è chiaramente semplificato, perché se andiamo a prendere gli esami veri, avete le precedenze, avete come si chiama, l'incompatibilità, per cui se ci sono nella realtà invece ci sono delle coppie di esami che non possono mai essere prese, non li potete proprio prendere insieme, no? Perché sono in mutua esclusione uno rispetto all'altro. Adesso, pensate ai corsi a scelta, se ne prendi uno non prendi più l'altro, è vietato. Allora in quel caso il grafo non sarebbe completo. Allora, quanti archi ha un grafo completo? E n per n-1 sono le coppie possibili di archi, escludendo i cappi, se no sarebbe n quadro, e nel caso in cui l'arco e il grafo sia non orientato, quindi gli archi siano non diretti, è la metà. Quindi n per n-1 mezzi. Vabbè, questa è una cosa. Allora, però sulla base di questo, noi possiamo definire un altro parametro che poi sarà una discriminante nella complessità degli algoritmi, che chiamiamo densità di un grafo. La densità di un grafo è il rapporto. Ration, non ration, ration non vuol dire niente. Rapporto del numero di archi di quel grafo
rispetto al numero di archi che avrebbe un grafo completo costruito sugli stessi vertici. Allora, io ho, pensiamo a un grafo non orientato, ho 5 vertici, quanti archi avrebbe il grafo completo? 5 per 4 diviso 2, 10. Quanti archi ha il mio grafo? 7. Allora una densità del 70%, 7 diviso 10. Un altro modo di chiamarlo è la probabilità che due vertici siano tra di loro collegati. Se un grafo completo questa probabilità è del 100%, se il grafo invece è molto poco, ha molte poche connessioni, molti pochi archi, la probabilità di pescare due nodi a caso che siano collegati è più bassa. Questa è misurata dal parametro che si chiama densità. In qualche modo questa densità ci dice anche quanti percorsi alternativi avrò per andare tra due vertici, per collegare due vertici. Un grafo poco denso è un grafo in cui non ho molta scelta. Sono già fortunato se trovo una strada. Un grafo molto denso invece mi darà molte strade alternative. E quindi, vabbè, le strade alternative ci possono far piacere, in realtà dal punto di vista algoritmico, se la densità è più alta, l'algoritmo avrà più scelte da considerare, quindi tendenzialmente avrà un tempo di esecuzione più grande. Vabbè, questo è un esempio di un grafo con densità 1,5, perché ha tre archi e gliene mancano tre. Quelli che mancano sono 1, 4, 2, 3 e 4, 2. Dei sei possibili, in un grafo di 5 vertici, a 5, scusate, un grafo di 4 vertici a 4 per 3 diviso 2, quindi 6 archi totali possibili. Ok, altre definizioni un po' strane, che non ci si aspetterebbe, dice che un grafo aciclico non diretto, connesso, vediamo prima la seconda definizione, si chiama albero. Che è una nozione un po' diversa da quella intuitiva che abbiamo usato finora, sempre. Quando si parla di un albero, vedevamo l'albero delle classi, l'albero dei nodi, no? C'è sempre un nodo di partenza e poi gli altri sotto. Era identificato in modo ben chiaro, marcato, un vertice di questo albero. Mentre invece la definizione che andate a vedere i grafi di un albero è una cosa molto più semplice. Basta che sia un grafo connesso, aciclico, cioè senza cicli. La caratteristica principale degli alberi è di essere senza cicli. Poi, meglio se è connesso. Se non è connesso, anziché albero, lo chiamiamo foresta. Vabbè. E tra l'altro il numero di alberi possibili è limitato. Esempio, qua vedete gli unici tipi di alberi che posso creare con 5 nodi. Non c'è altro, non ce ne sono altri. Se prendete 5 vertici, cercate di collegarli in modo che siano connessi ma aciclici. Quindi non devo avere nessun arco di troppo perché sennò creo un ciclo. E nessun arco di meno perché sennò mi si disconnette il grafo. Provate a fare l'esercizio mentale di prendere uno qualunque di queste figurine e aggiungere un arco. Dove volete, si crea un ciclo. E se invece fate l'esercizio di togliere un arco, qualunque, si disconnette il grafo. Quindi gli alberi sono la linea di separazione tra i grafi disconnessi da un lato e i grafi ciclici dall'altro. Di mezzo ci sono gli alberi. Hanno delle caratteristiche particolari proprio perché sono lì al limite. Hanno il numero minimo di archi per tenerli insieme, per tenerli connessi. Ma nessuno in più perché creerebbe dei cicli. Un po' presto per dirlo, ma intuitivamente possiamo già dirlo. E un albero mi rappresenta il numero minimo di archi che mi serve per poter raggiungere tutti i vertici. Quindi se io voglio chiedermi se un grafo è connesso,
quindi tutti i vertici sono raggiungibili, lo posso fare cercando di costruire al suo interno un albero, usando gli archi che ho già. Se si costruisce un albero, allora vorrà dire che, tra l'altro, quest'albero mi darà i percorsi da ogni vertice a ogni altro vertice. Sono tutti connessi. È connesso, quindi per definizione un albero posso andare da ogni vertice a ogni altro vertice. Quindi il modo che troveremo per scoprire se un grafo è connesso è quello di far crescere un albero al suo interno, usando gli archi che ci sono. E crescere l'albero si farà attraverso un meccanismo che si chiama, che chiameremo visita. Cresceremo. Ci sono tanti modi per far crescere un albero, il più semplice è quello attraverso la visita, cioè partire da un vertice e andare avanti fino a quando non trovi tutti gli altri raggiungibili ovviamente da esso. Sto un pochino anticipando quello che vedremo giovedì. Ecco, questo è un albero, un pochino più grosso. Facciamo un altro esercizio mentale. Pensate a un vertice, qualunque, sceglietelo nella vostra mente, un gioco di prestigio, e sollevatelo. Appendi questa cosa da quel vertice. Nel momento in cui scelgo, lo posso scegliere a piacere, eh? Io posso scegliere un qualunque vertice e dire tu sei il vertice di partenza. Nel momento in cui lo scelgo, diventa il vertice del mio arco, del mio albero, e automaticamente il grafo si orienta. Lo vedo orientato, perché se io scelgo questo, allora finora è un grafo non orientato, non ho nessuna direzione preferenziale. Se invece scelgo questo come vertice di partenza, allora ho dei percorsi che vanno in questa direzione, in questa, in quest'altra, poi per forza verso il basso, per forza verso l'alto e così via. Quindi, dato un albero, è un grafo connesso, quindi da ogni vertice posso andare ad ogni altro vertice. Ogni vertice che io possa scegliere, lo posso identificare, e scelto un vertice, automaticamente definisco o trovo l'orientamento di tutti gli altri archi che mi danno i percorsi di visita per raggiungere tutti gli altri vertici. Quindi la differenza tra la nozione di albero che avevamo intuitivamente fino alla settimana scorsa, cioè qualcosa che ha un vertice e poi si dirama, e quella che abbiamo dato qua come definizione, qualcosa di non orientato, è semplicemente, l'unica differenza è semplicemente il fatto di identificare un nodo che chiamerò vertice, scusate, radice dell'albero, punto di partenza. Da quel punto, per sua natura, senza bisogno di niente di particolare, lo leggo in modo orientato, lo uso in modo orientato. È ovvio che qua vale quello che dicevamo prima, se rimuovo anche solo un arco, il grafo si disconnette, se aggiungo anche solo un arco, il grafo non è più semplice, non è più aciclico, scusate, non è più aciclico perché contiene almeno un ciclo. Allora, se voi provate a fare l'esercizio di prima, con questo grafo non vi viene più univoco. Perché io se scegliessi questo nodo come radice, potrei dire che questo è il figlio questo e questo è così. Quest'altro lo attraverso così. Oppure potrei dire che prima attraverso questo e poi quest'altro arco lo attraverso il contrario. Un grafo ciclico, un ciclo, per definizione si può attraversare in orientamenti diversi. Quindi all'interno degli alberi è sempre possibile colorare, evidenziare, etichettare un nodo speciale che chiamiamo radice dell'albero. Ma dal punto di vista del grafo, qualunque nodo può essere chiamato radice, non ce n'è uno speciale. Non ce n'è uno speciale, lo possiamo scegliere a piacere. E la scelta di un nodo radice ciò che fa è di fatto di introdurre un ordinamento implicito di tutti i nodi. Allora, anziché parlare semplicemente di nodo adiacente a un altro, che è una narrazione
non orientata alla adiacenza, parliamo, usiamo una terminologia padre-figli. Un predecessore, un successore, un genitore, un figlio, diremo i figli della radice, diremo i genitori di un certo nodo. Parlare di figli significa quali sono i vertici che sono più lontani dalla radice. E parlare di genitori significa parlare dei vertici che sono più vicini alla radice rispetto ai nodi che consideriamo. In questo caso la radice è l'unico nodo che non ha genitori. Non ha nessuno sopra di lui, e tutti gli altri nodi hanno esattamente uno e un solo genitore. Uno e un solo genitore vuol dire che, dato un nodo, c'è esattamente uno e un solo altro nodo che è più vicino di lui alla radice e adiacente a lui. Che è un altro modo di dire che, dato un posto, avendo un albero di visita, io so come raggiungerlo perché so esattamente qual è il posto precedente in cui stare. Se questa è una tappa di un percorso, data una tappa, io so esattamente qual è la tappa precedente. Cioè è unica, è univoca, partendo dalla radice per arrivare in quel posto lì. Poi ci sono ovviamente dei nodi che sono i più distanti possibili dalla radice, sono nodi che a loro volta non hanno altri figli, allora in questo caso li chiamiamo nodi foglia. Nodi foglia in questo caso sono ad esempio questi due, questo qui e quest'altro, oppure questi due, questo e quest'altro, o questi tre, uno, due, tre. Sono nodi che a loro volta non hanno figli, cioè non sono adiacenti a nessun altro nodo che sia più distante da loro dalla radice, cioè più distante di loro dalla radice. È una terminologia un po' sfortunata perché stiamo mescolando alberi e famiglie, no? Stiamo mescolando, li chiamiamo alcune volte genitori figli, altre volte li chiamiamo radici foglie. Quindi prendiamo a prestito sia della genealogia che della botanica dei termini, ma ci abituiamo in fretta, insomma. Quindi questo è un esempio disegnato dell'esercizio che vi ho chiesto di fare prima mentalmente. Ho identificato semplicemente il fatto di colorare, evidenziare quel nodo, automaticamente induce un orientamento, un flusso, una direzione in tutti gli archi. E qui vale quello che abbiamo visto prima, ci sono delle foglie che sono i nodi con out degree uguale a zero, se lo ragioniamo orientato questo grafo. Tutti gli altri nodi, tranne la radice, hanno un in degree pari a 1, un solo arco entrante, leggendo orientato ovviamente questo grafo, quindi con l'orientamento indotto dalla scelta della radice. La radice ha un in degree pari a 0 ed è l'unico che ha l'in degree pari a 0. Okay. Questa strana proprietà degli alberi è quella che fa sì che, quando poi impareremo la libreria Java che è da utilizzare, in quella libreria non ci sarà nessun tipo di dato albero, ma ci saranno semplicemente i grafi. Quindi ciò che posso fare sul concetto di albero lo faccio in realtà creando un grafo, facendo attenzione che sia ciclico, punto e basta. Quindi non c'è nulla di particolare. In realtà ci sono alcune strutture dati ottimizzate per funzionare come alberi che vengono usate, ad esempio, negli algoritmi di ordinamento. La volta scorsa, ma qualche settimana fa, avevamo visto i set, no? In cui abbiamo usato l'implementazione del tipo set che si chiamava hash set, un set basato su una tabella di hash. Se andate a vedere nel collection, c'è anche un'altra implementazione del set, che è basato su un albero, si chiama treeset. Quindi internamente usa una struttura dati ottimizzata ad albero, che di fatto gli permette di mantenere ordinati, scusate, gli elementi da sinistra verso destra. Vabbè, quest'altra figura ci fa vedere che se io scegliessi la radice in un punto diverso, cambiano le frecce, cambia la lettura che do dell'albero, ma le proprietà che abbiamo descritto prima continuano ad essere valide. Altri esempi o definizioni. Grafi pesati. Qui sono due esempi di grafi
pesate in cui ho dato ad ogni arco un valore numerico. Intero a sinistra, reale a destra, frazionario. E questo si può fare sia in un grafo non orientato, sia in un grafo orientato. Normalmente è più facile se questi numeri sono positivi, dipende un po' se, che problema sto rappresentando. Questo peso si tradurrà poi, ad esempio, sui cammini. Allora, se ho un arco pesato, posso non solo dire che 0,14 è un cammino, ma posso dire che 0,14 è un cammino di peso 2, perché nel costruire il cammino sommo il peso degli archi che attraverso. E quindi allo stesso vale per i cicli, 0, 1, 4, 3, 2, 0 è un ciclo di peso 2, 3, 4, 4 più 6, 10. Da cui nasce, ad esempio, un problema molto famoso che è il cosiddetto problema del commesso viaggiatore. Il problema del commesso viaggiatore, che è uno dei punti di partenza della ricorsione, ma anche della ricerca operativa, dice, dato un grafo, qual è il ciclo di peso minimo? Si dice in tre parole. Cioè, trovare un insieme, un ordinamento di tutti, un ciclo, scusate, ho dimenticato una parola, ciclo completo di peso minimo. Cioè, un percorso che tocchi tutti i vertici e tra tutti i percorsi possibili, che sono n fattoriale, mannaggia noi, tra tutti i percorsi possibili, qual è quello di peso minore? A cui somma di pesi sia minore. Ma questo è un classico problema NP-hard dal punto di vista della complessità, nel senso che cresce più in fretta di un esponenziale, tra l'altro, ma invece banalmente esprimibile e rappresentabile. Poi per risolverlo, invece i problemi sono seri. Quindi questi qua sono, se vogliamo, il nostro vocabolario di base, di termini e di rappresentazione. Poi il passo successivo sarà ovviamente imparare a usare queste operazioni e usarle significherà, vi faccio solo dei flash rapidissimi di 3 secondi l'uno, poi anche riuscire ad applicarle in un certo contesto. Ad esempio questo è il tipico grafo in cui ho degli acquirenti e dei prodotti in vendita. E ogni acquirente può esprimere delle preferenze diverse sui prodotti che può vendere. E il venditore, la società di intermediazione, deve cercare di accontentare tutti col massimo profitto. Quindi si può rappresentare con un grafo, in questo caso si chiama bipartito, perché due insiemi di vertici, la metà rappresentano i clienti, l'altra metà rappresentano gli oggetti in vendita. Questo è un problema reale in cui io ho delle città da collegare, a cui devo, diciamo, fornire la fornitura idrica, quindi devo creare degli acquedotti che avranno un costo diverso in funzione della distanza e anche in funzione della pendenza del terreno, e devo capire qual è il costo minimo per riuscire a dare acqua a tutte le città spendendo il meno possibile. Questo è un problema reale e si modella con un problema astratto sui grafi che si chiama minimum spending tree, che se leggete lo minimum spending tree sui libri dite ma che cosa serve sta roba? In realtà serve a creare il grafo minimo che tocca tutto e almeno è la somma dei pesi minori. Questo è un grafo, ad esempio, che serve per l'ottimizzazione web, capire quali sono i percorsi degli utenti in un sito web. È un grafo perché ogni pagina del sito è un nodo e ogni arco indica quanti utenti cliccano da una pagina per andare a un'altra. Ci sono, vabbè, poi i problemi di logistica e di cartografia sono tutti quelli che vengono in mente per primi. Giocheremo anche un po' con delle mappe vere di treni o di percorsi, perché per fortuna ci sono i dati liberi, scaricabili, anche se sono abbastanza complessi da trattare, perché i trasporti sono un problema complesso. Ma poi ci sono problemi anche più soft, ad esempio il grafo degli amici di Facebook, di cui questo è un piccolo pezzettino. Immaginate i flowchart, i problemi di verifica dei software, eccetera. Quindi i campi applicativi sono molto diversi, quindi adesso in avanti nei vari esercizi cercherò di darvi anche degli assaggi di test set di problemi diversi che useremo chiaramente per poter usare poi nel
la libreria sui grafi. Ne riparliamo giovedì prossimo.